e bentornati su Unnecessary Pixels a questo nuovo episodio di Accesso anticipato. Accesso anticipato. Io sono Paolo, lui è Max e siamo gemelli Radio Marelli. Ecco. Perché? Perché siamo vestiti uguali. Ma è un caso, è stato un caso. Stamattina mi sono messo la camicia bianca, pure tu e non ce lo siamo detti. No. Anche perché sarebbe una conversazione alquanto strana. Pronto Max, io stamattina metto la camicia bianca. Cosa giochiamo oggi? Non mi chiami mai. Astuti di voi avranno già potuto capirlo dal sottile indizio. Facciamo una partita che c'è scritto a qua sotto. Monopoli. No. Risico. No. Scarabeo. No. Carza Genzio. Scarrafone. Giochiamo a Train 3. A Train 3. Train 3. Giochiamo a Ten Ten. The Artifact of Power. Power. Che cos'è Train 3? Fino al 2, sì. Train 3 era un platform in bidimensionale in cui un giocatore faceva tre personaggi nello stesso corpo e poteva switchare liberamente i personaggi dall'uno all'altro. Sì, hai spaccato un... Non rompere le siepi, non rompere le scatole. Insomma, non fa... No. Via. Si può giocare sia in multiplayer, single player, multiplayer, sì, multiplayer, sia online, sia come ci piace a noi, hot seat. La cosa carina di Train è che se io lo gioco da solo, devo portare al di là dei vari baratri, dei vari problemi, il mio personaggio che ritengo più comodo portare. Sì. Se giochiamo in due, o in tre, ognuno ha il suo personaggio. Esatto. Quindi devi trovare il modo di spostare tutti. Sì. È carina come meccanica. È molto molto bellino. L'uno e il due, io li ho giocati, sono due bei platform. Potrebbero essere oggetto di qualche bella live. Che però non abbiamo fatto. Sì, sì, aspetta, torna indietro. Return. Dammi il tempo di premere start. Vuoi fare la gnoccona tu? Ma è lo stesso, quel che ci pia. Tanto dobbiamo portare tutti dall'altra parte. Hopla. Sono già morto. No, non è vero. Ti stai appesa, signori? E se tu smetti di farti del male da solo, è meglio. Hopla. Ok. A posto. Però vedi che ci metti anche del tuo a morire. Un pochino. Tu sei ancora sotto, te lo dico solo che sei. Guarda, sono Batman. Ognuno di questi simpatici garzoncelli ha delle abilità speciali. Per esempio, il guerriero è l'unico che ha la spada. Sì. Ok. Poi il mago può creare con la forza della magia delle scatole. Certo. È un potere curioso, devo dire la verità. Come? Un potere bellissimo. Oppure può anche, volendo, sollevare oggetti nello scenario. Tra cui le scatole che crea. Tra cui le stesse scatole che crea. Esatto. La simpatica, non posso usare la ladra perché ce l'hai loccata tu. Eccola qua. Fantastico. L'assassina. Ah, no, scusa, non è un'assassina, ci mancherebbe altro. La ladra. Può sparare frecce e aggrapparsi alle cose. E fare Batman. Esattamente. Esatto. Perché cos'è quella roba lì? Quella roba di quale? Quella lì dietro che è rustica. Non ne ho stamente. Dici che è una roba di attivazione? Credo che sia un checkpoint, amico mio. Solo? Sì. Ah, ok. Dicevo, fino al 2 era un platform bidimensionale, col 3 hanno aggiunto la terza dimensione. Wow. Allora, un momento, Non capisco dove devo andare. Secondo me devi solo prendere quei cosi lì. Sì? Allora aspetta che torno. Whee! Ok, niente. Okay. Dicevo, hanno aggiunto la terza dimensione che è molto carina come innovazione, senza, come dire, snaturare il gameplay. Sì. Ma aggiungendo un livello di complessità maggiore. Forse ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo muovere... Posso muovere il ponte? No. Ci ho già provato, però puoi venire in qua dove c'è una strada. Ok, va bene. Che serve solo a prendere altre. A sinistra c'è qualcosa, cioè sotto c'è qualcosa, c'è un'altra se vuoi.
Non mi ricordo assolutamente cosa si ottenga quando si raccolgono le 150 che ci propone. Dici che non è uno sbloccabile? Pensavo fosse un collezionabile. Ah no, sono, ok, mi ricordo, sono i PX che ci permettono di far avanzare i poteri di uno dei nostri simpatici amichetti. Ah, ok. Dammi l'altro momento. Prego. Volevo fare la prova. Bella mossa. Torna vicino al coso. Al cerchietto in fondo. Eccoti. Che allora, cacchio dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Chi siamo? Dove andiamo? Dove stiamo intanto? Quando stiamo facendo? Eccomi qua. Però se non me lo rimetti su, dopo che l'ho aperto con grande fatica. Io provavo a fare le cose. E io invece ho sbloccato il ponte mentre tu provavi a fare le cose. E lassù secondo te come ci si va? Non lo so. Va bene. Ce ne freghiamo. Vedi checkpoint. Ah, solo un checkpoint, ok. E dove si. Se io muoio, dove rinasco? Ho capito. Pidi. Grazie, che stavo cercando di andare di qua. Per se c'era un segreto. E invece no. No, eh. Ah, è da tirare questo. Ah, tu devi collegarlo lì con la Y. Ho capito, sì. Piri piri pi 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 pi. Ok, ora non si può più chiudere troppo. Devi farlo anche tu di là. Credo, eh. Sì. Ah, tu chiappalo. Che io lo poso. Non quello. Scusa, ho preso quello sbagliato. E dai. Allora. Se dicessi che non me lo fa prendere. Però se. È che in questo gioco si basa quando giochi in più di uno sulla collaborazione reciproca, no? Cosa che tu non stai assolutamente facendo. Ma neanche tu ci vieni molto d'aiuto. Molla lì. Aspetta, ce l'abbiamo fatta. Ok, prova a prendere questo con la ladra e io sposto lo sca. No. E mi prende quello, giuro, non vorrei prendere quello. Ma mi aggancia la tua scatola. Mi aggancia la scatola, ok. Allora, io faccio questo. Ok. Ah, ok. Okay. Ho capito cosa stai cercando di fare. E basta sganciarmi le scatole! E non è colpa mia se questa imbecillotta non capisce che deve prendere quel coso lì e non le tue scatole. Allora, facciamo così. Guarda, riuscisci a andarci dietro pure io? La meccanica è veramente figa, però. La meccanica è molto molto figa. È un gioco meno banale di quello che sembra. Ok, questo qua l'ho bloccato. Tu sì. Prima questo qua l'avevi bloccato, non so perché tu abbia smesso di. Sta cosa che non puoi decidere dove lanciare la corda, però è devastante. Ci stiamo bloccando su una boiata. Sì, meramente di realizzazione che dobbiamo imparare a farla. Allora. Questo qua l'abbiamo bloccato lì, va bene. Ma scusami, fermati un momento. No, a posto. Adesso muovimi la scatola, per favore. Ecco. Tira quella a fare lì. Ci ero riuscito. Perché ti sei spostato da dove eri? Stavo cercando di... Peraltro, facendo questa cosa qua, stai rispostando la scatola che io ho già messo a posto prima, no? E ho capito. Allora, fermati un secondo. Max. Sì. Sposta quel che vuoi. Vai. A collaborazione, Max. Ah, ok. Ora. Via. Posto. Calma, non devi farlo da solo, bisogna farlo in due. E mo quello?
quello non si potrà prendere, sì. Sì. La palla. Dove andrà? Sfondare il muro. Sfondare il muro. Quello muro. Quello muro. Ok. Si può sfondare altro? No. No. Ah, l'unico che va sott'acqua è ovviamente il guerriero, credo. Dici? No, no, tutti. Ok. Ottimo. Molto bene. Cacchiarola. Sì, il controllo ha ancora dei problemi, ad esempio non so come si va su. Ah, col salto. Col salto. Ok. E col B si va giù. Col salto si va su e col B si va giù. Va bene, basta. Ok, ci siamo concentrati per risolvere questo enigma stando molto zitti. No, non sembrava, ma abbiamo chiacchierato, ci siamo insultati a vicenda come al solito. Ah! Cadiamo. Allora, io stavo dicendo. Questo oggetto, secondo te, come lo posso... Devi venire qua sopra dove sono io e agganciarlo con la frecciola. Ma non mi... Come puoi notare non me lo aggancio. Spostami in avanti il... Ah, no, il predellino no. No, non me lo fa fare. A meno mettimi che... Mettimi una scatola più avanti. Dici che la scatola galleggia? Sì, la scatola galleggia di sicuro. Cioffete. Lo prendo per un no. A meno che... Boh, non lo so. Non ho capito perché non mi funziona più la cosa che aggancia, a dire la verità. Perché non aggancia più un fico secco. No, non è giù. Guarda. Aspetta, però sì, è giù. Giù c'è qualcosa. Continuiamo nei nostri meandri. Non so cosa, ma giù c'è qualcosa. Vabbè. Che te ne pare? Mi piace un sacco. Ce l'hanno mandato, non l'abbiamo ancora detto, che io lo dico sempre. Ce l'hanno mandato gli sviluppatori per farcelo provare. E noi siamo più che contenti di provarlo. Io sono fan dei primi due, quindi sono più che contento di... Credo che sia solo un segreto per questa roba. Sono più che contento di provarlo. E io ti dico, Trine ne sento parlare da sempre. Non hai mai giocato quelli prima? Non ho mai avuto occasione di provarli, no. Ok. A me sta venendo il dubbio che io debba metterci uno scatolo qua sopra. Questo può essere benissimo, tu debba metterci uno scatolo lì sopra. Però se non tiriamo fuori quell'altro non otteniamo nulla. Prova a prendere un momento sulla ladra, vediamo se te lo aggancia. No. No, no. No, però hai visto che si può andare da lì. Sei riuscito a... o sbaglio? Ok. Op. Vabbè, ciao, va. No, ma sei proprio una fetecchia, sei. Sei una fetecchia. Mo vai avanti. Senza la ladra. Faccia a te. Spigne. No, che spigne. Se lo spigno cade lì dov'è, invece io voglio che vada in un posto utile, tipo più in là. Si potrebbe andarlo in profondità, secondo te? Sì, sì, assolutamente. Con la levetta destra puoi controllare anche la profondità di dove va. E però non mi... la levetta destra me lo fa andare solo avanti, indietro, su e giù. Non me lo manda in profondità. Facevo prima, sbagliavo. Mi era sembrato. Vuoi provare tu? Prova tu. No, ho sbagliato. Ops. Ma perché mi fai questa cosa? Scusa. Vieni. Io non voglio. Questo è Sado Paolo. Se volete fare Sado Paolo è fatto così. Sado Paolo è fatto così. Con Max gli sposta le scatole da sotto il culo. Basta. Metti dietro. Allora andiamo avanti. Allora, dove dovremmo andare adesso per andare dove dobbiamo andare? Di là, secondo te? Secondo me c'è qualcosa che fare con questo mulino. Questo mulino, no, no, non, non,
non ha nulla di magico da spostare. C'è C'è un un signore signore là in dietro. fondo. Cerca te. E me sono già morto, quindi. Oh, mamma mia. Di qua. Bella idea. Ottima idea. Ciao Pali. Ok. Ah, lì sopra forse. Lì sopra dove? Sulla destra. Là. Di fronte a me. Ma là mi sembra che ci siano solo dei bonus. Ma è anche l'unica parte dove possiamo andare. Sì, guarda, è lo stesso ponte di prima, se non vedo male. Però poi ci arriviamo là. Prova a ferciarlo. No, eh? No. Crea una scatola dove io posso andare. Pronti. Mi è rimasta un attimo incastrata. Allora. Tu vuoi uccidermi a tutti i costi, vero? No. Assolutamente no. Ci mancherebbe, caro. Qua non va so bene? Perché. Sì, lì va bene. Flop. No. Devi mettere più avanti. Se dico più avanti. Vabbè, pensavo che avessi saltato corto. Se dico più avanti, devi metterla più avanti, amico mio. Chi ce l'ha? Tu, vai, piglia. Allora. No, quella andava bene. No, quella è inutile. Fin lì ci arrivo. Se dico quella è inutile. Ok, va bene. Fidati. Ci siamo. Ci siamo un cazzo. Un cazzo ci siamo. Non ci siamo? No, dobbiamo tornare indietro. Dici? Sì. Gesù, la fretta. C'hai fretta tu stasera? Come mai hai fretta? Di solito tu sei quello calmo, io sono quello avventato. E cosa succede? Non mi cambiare l'ordine delle cose. Sì. Muoviti. Ah, Gesù. Io ho distrutto delle e tu giochi con le scatole. Io gioco con le scatole. Non dobbiamo impazzire ogni volta. Come hai fatto? Mentre tu non c'eri, io ho fatto delle cose, tipo abbattere l'albero e fare questa cosa. Santo Paolo. Oh, Lupino. Ti giochi i giochi lenti come la morte, tipo Dark Souls, ma aspetti un secondo che raccolgo due robe. No. Guarda, il signore gli si apre la cavigliera. Quando abbatte lì. Ops. Tonk. Tonk. Dici che devo fare qualcosa nel mentre che lui cade? No. Non devo spadarlo. Posso saltare sopra? Sì, spadarlo lì dove c'è il braccio. Dove c'è il braccio, ok. Spada dove c'è il braccio. A posto. Quel tronco lì poteva servirci. Sì. C'è un momento di lag totale. Sì. Che non è lag nel video, è proprio lag nel gioco. Ma è tanta lag. Ma cioè. Sì. Wa. Sting. Ok, l'ho frecciato. L'abbiamo fatto? Non ancora. Mentre mi tiro i sassi, gli faccio cose e gli tiro le frecce al volo. Ah. Sì. E ora dove devo colpirlo? Ah, eccolo là. Là. Devi andare tu, caro. Devi andare tu. Saltando sulla predellina, poi saltando sì. Sulla porta, poi dandogli delle spadate. Bravo. Vedi che se ti impegni con la giusta guida, già. No, sei in grado di fare tutto. Abbiamo distrutto un coso. E un muro. E un muro. E anche il frame rate. E anche il frame rate.
che sia andato un po' a fanculo. E il primo livello di Train. Il primo livello di Train. Train 3. Train 3. Train. E il secondo si chiamava Bain. Si chiamava Train anche il secondo, anche il primo. Certo. Per dire che magari si chiama Train 3, si chiamava Bain 2. Oh. No? Sì, può essere. E invece no. Invece no. Ecco. Su questa scena qua, su che questa... mi sembra un bel momento. Beh, per, sì, sì, piace, sì. Un bel salvataggio. Assolutamente sì. Questa era 3 in 3. 3 in 3. Volete vederci litigare giocando a 3 in 3 in live? Noi lo facciamo per voi, se volete. Ma perché? Però quando c'è la versione definitiva, prima no. Se vogliono possono vederci giocare a 3 in 1 e 3 in 2. Sì? Sì? Sì, datemi questa occasione. Va bene, va bene. Bello, bello 3 in 3. Piace un sacco, sì, molto. Davvero tanto. Davvero piace tanto. Molto, hanno tenuto il gameplay uguale, hanno aggiunto questa meccanica della profondità che varia tanto rispetto al primo, che comunque è il secondo, che era comunque bidimensionale, quindi le cose che potevi fare erano limitate. Poi hanno aggiunto un livello di esplorazione della mappa, di cazzeggio in giro, interessante. Mm-hmm. E questo me lo sai dire tu, io non l'ho mai giocato, non ti so dire. Quello che posso dire è che adoro la grafica e la direzione artistica, che è la stessa dell'uno e del due, cioè stessa proprio in linea perfetta sembra quasi Fable fatto bene. Capisco. Sembra davvero Fable, ma in tutto, nel character design, ma forse addirittura lo stesso designer, non lo so, credo, non lo so, devo vedere, non lo so. Va bene, ok, detto questo, salutiamo i nostri amici, salutiamo tutti quanti. Giulia che sta telefonando. Sì. Infatti guardate come è diventato rosso. Voleva salutarci. Mi sgridi che no. Io non guardo. Hai fatto bene, ma io la saluto. Telefonava, la saluto. Così quando vede l'episodio, se lo vede, sa che era questo momento qui. Ti balle. Va bene. Io ero impassibile, sono silenziato. Sei stato molto bravo, ma infatti non ti ho mica detto niente. Grazie di averci seguito, ci vediamo settimana prossima, lunedì prossimo, con un altro episodio di Accesso Anticipato. Yes! Accesso Anticipato. Ciao! Ciao.